Ma è lei? Cioè, è proprio lei? Sì, è la stagione 5! Ragazzi, benvenuti nella stagione 5! Non ho più la voce di Fortnite capitolo 2! Mamma mia, che emozione incredibile! Punto zero, ieri abbiamo visto l'evento di Galactus e oggi siamo qui con la nuova season! Scopriamo insieme tutto ciò che riguarda questa nuova stagione, a partire dal pass battaglia, alla mappa e a tutte le novità che ci sono nel gioco. L'unica cosa che posso dirvi prima di guardare tutto quanto insieme dall'inizio alla fine e di andare nel negozio oggetti e di supportare Mattiz come creatore: se comprerete il pass battaglia della stagione 5 oppure attiverete il nuovo abbonamento mensile che poi vi farò vedere, ricordate di utilizzare il codice Mattiz. Ecco, appunto, non fate come me, porca di una miseria, che figuracce che mi fate fare. Ok, ci siamo. Supporto creatore Mattiz inserito, ogni 14 giorni si toglie, proprio come è successo a me. E quindi ricordatevi bene di questa cosa, soprattutto se state per shoppare il nuovo pass battaglia. Grazie a tutti per il supporto. Ora, nella nostra lobby principale abbiamo quello che dovrebbe essere il Colosseo. Avete capito bene, dovrebbe essere stato aggiunto il Colosseo e non ho ancora fatto una partita, quindi non ne sono sicuro. Procedendo in pass battaglia, apriamo esattamente la skin del livello 1, che è il Mandaloriano di Star Wars, se non sbaglio. Non sono un grandissimo fan. Proseguendo a livello 15 abbiamo la skin Reese. Non mi fa impazzire, devo essere sincero. Andando avanti abbiamo Boombox. E vai di Boombox. Boombox! Ok, va bene, ci sta. E a livello 22 che cosa abbiamo? Un'altra sua versione, va bene, un'altra sua versione che non mi interessa. A livello 29 abbiamo una skin molto particolare: il Man Cake, l'uomo pancake. Troppo bello questo qui, questo mi piace, è davvero un abbino di Fortnite come me. Andando avanti abbiamo anche la frittella volante. Come non inserire una frittella volante nella stagione di Fortnite? Una stagione così seria ed importante. E ovviamente l'emote sciroppo Polesto, perché se non agiti bene lo sciroppo, tu sai fare solo un rotto. No, forse non era proprio una delle migliori battute. Vabbè, proseguiamo. A livello 39 abbiamo un'altra versione del Man Cake, molto molto più agguerrita. E poi a livello 41 invece sblocchiamo una nuova skin. C'è scritto incarico: completa l'incarico per potenziare l'armatura. Ah, ok, quindi posso potenziare l'armatura dei vari personaggi. Lo scopriremo di sicuro proseguendo, ci saranno tante belle missioni. E infatti qui abbiamo tante armature diverse, tanti stili di questa Maeve. Ma quanti stili c'hai? Au! Livello 60, aspetta che l'ho vista, un'altra skin, Condor. Oh, non ha la faccia questo Condor. Ehi amico, fai davvero paura tu, bello, bello, bello. Vediamo se ha altre versioni, non credo. Livello 66, un emote, vediamo che emote è. Ok, fa un po' paura questa cosa. È un po' strano questo pass battaglia, vi dico la verità. Non so se definirlo, ma questa è tipo la scia di Galactus. Ci assomiglia tantissimo. E poi a livello 73 abbiamo... aspetta un attimo, stiamo scherzando oppure no? Ma che skin è? Lexa! Lexa a cartone animato. Io non lo so. Proseguiamo e andiamo a vedere il balletto di Lexa. Magari il protocollo cacciatore è un bel ba... Oh, ok, hai recuperato Fortnite, te lo dico, non mi stavi piacendo, non mi stavi piacendo per niente. Chi è lui? Oh, oh, Menace! È lui, la mia skin preferita! È il Menace del Colosseo! Con questo andiamo a fare le battaglie da gladiatori! Il più grande eroe dell'arena, ma che figo, No, guarda, c'ha pure la maschera! No! Ha vinto tutto! Menace probabilmente ha vinto tutto, però aspetta, non è la skin del livello 100, Non è la skin del livello 100. All'88 abbiamo anche la spalliera molto carina. A livello 90... Vabbè, ma guarda pure l'armatura! Sì, vabbè. Ma voi mi state prendendo in giro? Questa è una presa in giro? Questa è la skin più spaventosa che abbia mai visto nella mia vita, oh!
Livello 100, livello 100, livello 100. Mi suona la sveglia, mi sembra anche giusto. E abbiamo il Mandaloriano super figo Star Wars con anche il suo bellissimo bambino. Il bambino si chiama. Per me il gladiatore ha vinto comunque tutto. Però vabbè, procedendo, competizioni non ci interessa nulla, l'armadietto non è cambiato. Nel negozio oggetti invece abbiamo tante skin che non c'entrano nulla e anche il pass battaglia qui da shoppare. Sono curioso di capire che cos'è questa crew di Fortnite. È un abbonamento che costa 11,99€ al mese che ci dà il pass battaglia, bene. Poi ci dà il pacchetto crew mensile che contiene una skin più uno stile. Ah, probabilmente quello che stiamo vedendo in questo momento. Ok, ok, ho capito. In esclusiva per la crew di Fortnite. Quindi praticamente tu compri questa crew di Fortnite e c'hai il pass battaglia, ma in realtà hai anche la skin questa della galassia e anche 1000 V-Bucks in regalo. Wow, non male. Partecipa ora e avrai indietro 1500 V-Bucks per dicembre. Ok, mi sa proprio che con il codice Mattiz andrò a shoppare io la crew di Fortnite, perché tanto alla fine ci danno comunque il pass battaglia, quindi è la stessa cosa e in più c'hai anche dei vantaggi. Sì, 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 sì. Ed eccoci qua, benvenuto nella crew di Fortnite. Grazie mille. Ed ecco qui le ricompense solo per voi. Vediamo cosa c'è. Galaxia, imperatrice del cosmo, molto molto carina. No, se vi dico la verità, non la utilizzerò mai probabilmente. Ma poi abbiamo mondo in frantumi. Bellissimo. Bellissimo questo. Questo mi piace un sacco e potrebbe rappresentare quello che è successo ieri, cioè che il mondo è letteralmente esploso praticamente. Noi abbiamo fatto un viaggio nel tempo con la skin quella con lo smoking, no? Il biondino Jonesy, e siamo andati in un'altra parte della storia praticamente. Poi abbiamo il lama corno cosmico, mamma mia, questi nomi ogni volta mi fanno emozionare in un modo incredibile. E i 1000 V-Bucks che ci avevano promesso. E in più dovremmo avere anche lui, anche lui, il pass battaglia con la skin, vabbè al momento solo la skin di livello 1, mi ci vorrà un po' per salire, ma probabilmente lo shopperò fino a livello 100. Ma questi sono dettagli, non ditelo a nessuno. Sentite, io sono troppo emozionato per questa stagione 5, sono troppo felice. E di conseguenza mi sento di regalare un pass battaglia a un mio amico iscritto. Ho ottenuto una nuova scatola regalo per aver fatto un regalo. Aspetta un attimo, accettiamola. Che carina, vai, inviamo il regalo con questa nuova scatola a questo punto. Grazie mille davvero per questa scatola Fortnite. Comunque, regalo inviato. Bene, 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 bene. Quindi questa sarebbe la mappa vista dall'alto. Cambia tutta la parte centrale, possiamo dire. Esatto, sì, qua intorno mi sembra di vedere tutto uguale, tranne qualche nuova zona, tipo quella lì in fondo, quella fortezza dove c'è il faro. Ma la parte che ci interessa di più probabilmente è questa qui. Questo dovrebbe essere il punto centrale della mappa dove è avvenuta l'esplosione. Questa esplosione... Ah, ok, eccolo il punto zero, non lo vedevo. Ciao punto zero, come stai? Tutto bene? Da tanto che non ci incontriamo, mi sei mancato, devo dire la verità. Comunque questo punto zero ha letteralmente imbiancato la mappa, non è neve questa, vero? È tipo terra bianca, non lo so, sembra una sostanza mai vista prima. E c'è anche dell'acqua, tra l'altro. Ok, cerchiamo di capire cosa succede. Qua sotto siamo esattamente sotto al punto zero, non ci fa volare via, possiamo camminare sotto al punto zero tranquillamente. E qua c'è anche del... Oh, 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 aspetta un attimo, questo si può prendere. Oh! Wow! Fermi! Fermi, questo è un nuovo oggetto! Lo mangio e... Non è successo niente o sbaglio? Ehi amici? Io ho mangiato un coso, ma non è successo letteralmente nulla. Aspettate, provo a rimangiarlo. Vediamo che succede. Niente, ho tipo un'aura che mi gira intorno, ma non capisco cosa fa. Magari mi potenzia i colpi, oppure mi dà uno scudo che non si può vedere fino a quando non ti colpiscono. Non lo so, so solo che questo materiale è davvero molto strano e ti dà della pietra. Bene, bene, molto interessante. Cosa succede se provo a sparare il punto zero? Vabbè, non succede niente. Sto utilizzando un'arma forse non molto adatta per un esperimento del genere. Forse sarebbe meglio un fucile d'assalto, che ne dite? So che ho visto qualcosa di molto più bello però lì. Vado. Penso abbiate già capito tutti di cosa sto parlando. Comunque sto sparando il punto zero. Sparo il punto zero, colpisco con un caricatore intero e beh, non succede nulla. Vabbè, punto zero, senti, ci vediamo dopo, ho visto qualcosa che mi interessa di più. Ve lo dico, mi sembra stranissimo dire una cosa del genere, ma
pinnacoli pendenti. Sto arrivando! Sì, avete capito bene, hanno riaggiunto pinnacoli pendenti, che in realtà in questo momento si chiama punti interrogativi. Aspetta, è vero, la devo ancora scoprire. Mamma mia, che emozione, non vediamo pinnacoli pendenti dal capitolo, uno. Ehi, ma non è proprio la stessa pinna con i pendenti che conoscevamo. Questa sabbietta bianca mi dà un fastidio assurdo. Non so perché, non mi piace tantissimo. Però sì, e comunque lei è una pinna con i pendenti un po' modificata a causa di questa sabbia. Sembra di essere al mare. Guardate, qui si sta creando pure una tempesta di sabbia intanto. Eccoci qui, il palazzone altissimo di pinnacoli. Qui ne abbiamo un altro. Vediamo entrando cosa è successo. Beh, diciamo che entrando non è che la situazione sia proprio la migliore della storia. Vediamo sopra. Vediamo sopra com'è. Sopra, beh no, sopra dovrebbe essere rimasta intatta. Sì. Il nostro solito palazzo in costruzione, che non è mai stato completato a distanza di anni ormai. Ovviamente con il codice Mattiz farai sempre 10 kill a pinnacoli pendenti adesso. Però se non lo usi ne puoi fare comunque due. Nel senso, sta a te la scelta. A parte gli scherzi però, queste pinnacoli pendenti, siamo tutti felici. Ma ora voglio andare a vedere invece un'altra zona interessantissima. Il Colosseo. Sì, avete capito bene, un'altra zona da esplorare è senza dubbio il Colosseo. Si dovrebbe chiamare così. Nell'arena dei gladiatori, dove abbiamo visto anche la nostra skin bellissima tutta muscolosa che dovrà combattere qua dentro. Non voglio sapere il motivo. Oh, ma io la conosco quella pizzeria. È tornata la pizzeria di Tomato. Vi do il benvenuto nell'arena dei gladiatori. Guardate qua che figo. Bellissimo. Ci sono anche le banane dorate. In questo momento sono dentro questa zona ed è piena di oggetti in cui ci si può nascondere dentro, tipo così. Poi tu corri tipo in avanti e fai così. Poi sarà divertente tipo fare una sfida come dei veri gladiatori, quindi con il piccone fare pa 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 pra, pa pa. Un'arena dei gladiatori. Guardate qua, ci sono tutte le gabbie. Mamma mia, e qua si può pure andare sotto. Questa zona è enorme. Ci sono dei sotterranei. Aspetta, sti sotterranei. Fermi. Cos'è questo logo? Non esiste. Questo è il logo di una squadra tipo fantasmi, tipo spettri, tipo ombre, ma è un logo nuovo. Ok, sapevo che questa arena dei gladiatori conteneva qualche segreto molto molto interessante. Oh mio Dio, chissà che cosa succederà qui. Secondo me verrà aggiunto un boss nell'arena dei gladiatori, ne sono quasi sicuro. Qua non era dove c'erano i robot prima, quella zona con tipo i robot viola tutti a terra distrutti. Sì, mi sembra questa la zona, mentre adesso è stata sostituita con... Anche qui c'è il logo! È la città di questa nuova squadra speciale, vedete? Ma che strana, guardate le porte, è ipermoderna tra l'altro, complimenti. Certo, una casa bucata qua dentro non mi sembra al massimo, un frigorifero qua in mezzo. Diciamo che di arredamento non ne capiscono molto, dovrebbero chiamare Ninna. Però vabbè, nel senso, al momento è tutto molto vuoto, ma queste sono delle porte? Sì, sono delle nuove porte. Va bene, usciamo da sto palazzo, va? Questa effettivamente potrebbe essere un quartier generale di questa nuova squadra di cui non conosciamo ancora il nome. Beh, io la chiamo... Chiamerei la squadra dei palazzi aperti. Nel senso, non hanno un palazzo con un po' di privacy. Oh mio Dio, che cosa ho appena visto. No, aspetta, cos'è sta squadra? No, cos'è quella roba? Non volevo vedere quella squadra di nemici che ora devo combattere. Ma guardate in basso a destra, non me ne ero accorto. Ci sono dei lingotti d'oro come nuovo materiale. Hanno aggiunto un nuovo materiale, ragazzi! Hanno aggiunto un nuovo materiale! Guardate! Aspetta! Che cosa significa questo? No! C'è il legno, la pietra e un nuovo materiale! Sì! Hanno aggiunto i lingotti d'oro come nuovo materiale che però non si può selezionare. Ma che cavolo significa? Non ci credo, hanno finalmente aggiunto l'oro. Comunque, loro voglio vederli in faccia. Voglio vederli, mamma mia se sono cattivi. Questi mi fanno fuori in mezzo. No, ma che stiamo scherzando? Oh,
Sono letteralmente morto da questi personaggi e io direi di concludere la mia esplorazione nella season 5 di Fortnite in questo modo. Uè, ma stiamo scherzando, voi siete pazzi. Mi raccomando, cliccate sul video che state vedendo in questo momento, supporto al creatore Mattiz nel negozio oggetti. E che dire, ci vediamo domani con un prossimo episodio. Sono rimasto sconvolto, quante novità ci sono.